Buonasera e bentornati su Metal Detector di Sotterra l'Underground. Oggi con noi c'è un'altra band toscana, sono i Masarra e arrivano da Firenze e Prato. Ve li presento, eccoli ciao qua. Ragazzi, ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Andiamo a vedere subito la loro scheda audio. Bentornati amici di Metal Detector. Oggi siamo qui con i Masarra, band che si forma nel 2016 tra Firenze e Prato. Nel 2018 registrano al 7 Studio di Calenzano il loro primo EP, Verace, e di seguito pubblicano tre video ufficiali dei singoli estratti dall'EP, The Four Seasons, Ariel e The Herald. Attualmente sono impegnati nella produzione del nuovo album direttamente in live streaming su YouTube. Eccoli, Masarra. Buonasera ragazzi! Buonasera, ciao! Eccoli qua. Allora, noi prima stavamo un po' chiacchierando con questi ragazzi così un po' fuori onda e ci stavano dicendo, a me questa cosa mi è saltata subito all'orecchio, che sono un po' dei nerd. Io adesso voglio sapere perché. Per tutto adesso. Bene, lo siamo e come? Partendo anche dal punto di vista del video che vedremo, che parla appunto di serie TV, ma siamo tutti coinvolti nel gaming oppure nel... Beh, oddio, siamo di nerd, diciamo, su tanti fattori. La cosa principale che accomunava praticamente quasi tutti noi è che siamo quasi tutti programmatori. Quindi wow. In pratica sì, abbiamo... O lavoriamo sì, nell'ambito del gaming. Conosciamo 3 sì. su 4, sì, 1, esatto, 3. Sì, sì. Ora giochiamo a chi trova l'intruso. Vediamo chi è il non... Non so chi è che... Non saprei. Lui? No. No. Io ho sbagliato, ritenta. Oh. Ah, allora lui. Ecco lui che l'ha, no. voluto, ecco lui che l'ha voluto puntualizzare. Chi ha puntualizzato? Okay. No, vabbè, abbiamo questa cosa in comune. Poi, a parte tutto, siamo appassionati di videogiochi, serie TV e tutto ciò che riguarda cinema, esatto. Sì. E infatti in ogni pezzo che noi scriviamo, a differenza di quello che fanno molte band, diciamo, un po' più classiche, che fanno pezzi seri e che parlano di cose, diciamo, personali, noi tendiamo a raccontare delle storie un po' nerd. Dal nostro punto di vista. Viste dal nostro punto di vista, sì, esatto. Poi parleremo anche di alcune delle nostre canzoni e vi racconteremo qualche... Quindi la vostra storia alla fine parte proprio da qualcosa in cui vi siete ritrovati ad essere accomunati, no? Che è un sì, po' sì. La passione per queste cose, un po' anche per il lavoro, e l'avete anche tramutato in una sorta di lavoro per la band, perché voi fate live streaming su, esatto, YouTube tutte, esatto, le volte che componete. Questa è una cosa... Sì, sì, sì. Abbiamo posizioni, vanno mantenute segrete, è giustissimo. Invece no, invece esatto. No, qualsiasi cosa facciamo la mettiamo subito a disposizione, anche perché è bello vedere anche un po' com'è che il pubblico risponde, un grande pubblico che abbiamo, chiaramente. No, allora, in realtà abbiamo iniziato a fare live streaming da un paio di mesi più o meno, e abbiamo deciso di fare questa sorta di, diciamo, esperimento, dato che spesso la composizione, la stesura di un album o comunque di brani di una band è sempre un tabù, cioè non esce mai la parte di preproduzione, perché si cerca sempre di nasconderlo, ok, questo processo. Dato che noi facciamo totalmente da soli a livello di produzione, non abbiamo produttori e diciamo affini, abbiamo deciso di mostrare questo processo creativo delle nostre canzoni. Quindi dall'inizio, cioè dall'idea, magari parte da un riff di chitarra piuttosto che una canzone che parla di, non lo so, una cosa particolare che ci è venuta in mente, allora ci facciamo ispirare e tutto questo processo è documentato e disponibile, tra l'altro, sul nostro canale YouTube, che è Masarra. Masarra. Noi partiamo spesso dalle nostre esperienze personali, come insomma sia fattori, come diceva prima, nerd, oppure anche alcune magari cibi o oggetti che ci hanno particolarmente colpito. Io sono sempre più curiosa. Durante... Sì, cioè... siamo appassionati di pizza. Di pizza. Okay. Tantissimo. Sì, no, perché anch'io. Noi siamo proprio... Definire la passione okay, forse questo, un po' di molto... quasi riduttivo. Sì, perché effettivamente diciamo che la pizza fa parte di noi. Cioè, nel sì, senso, sì, come avete visto, l'album si chiama... Cioè, Verace. Qui siamo a Verace, quindi... proprio ogni riferimento... E la copertina, anche se non si vede, è una pizza glitchata. E allora quindi a questo punto andiamo proprio a vedere la copertina. Esatto, quella okay, è proprio okay, una... Non si vede una mazza, però diciamo che quella era una pizza che abbiamo ristrutturato. Mamma e tra l'altro mia, il logo nostro è solamente il triangolo,
che forse non bisognerebbe dirlo, ma è proprio lo spicchio, è uno spicchio di pizza. Avete sublimato la pizza in un logo seriosissimo. Esatto, è uno spicchio, esatto. Esatto. Che poi il logo, cioè l'EP aveva una serie di nomi incredibili, abbiamo passato penso 4-5 ore a decidere questa è la prima, il primo meeting ufficiale dei Masai. Diciamo che è una delle foto più rappresentative, perché Verace è appunto la pizza, e questa era la Vittoria Verace, che era la prima pizza che ci ha fatto appassionare di questa pizzeria vicino a dove, componevamo prima. E ovviamente eravamo in Cipro, non c'è il bassista, c'è più, perché insomma. E comunque sì, quella era la Vittoria Verace. Avete fatto della pizza il vostro concept. Sì, esatto. Sì, una buona parte sì. Esattamente. Ragioniamo in pizza, diciamo. Ok, così. Io in effetti non sono così malata sotto quel punto di vista. Era detto che non sono era più peggio, di me. Era molto riduttivo il fatto che la pizza è proprio parte di noi. Sì, abbiamo fatto anche un viaggio a Napoli insieme, insomma. Sì, quindi tutto documentato. Ammazza. Su Instagram, dove abbiamo fatto altro che mangiare. Cioè, il Verace proprio tour. Sì. E non abbiamo suonato nemmeno una nota, no. Siamo solo andati a mangiare. Sì. Ma la prossima volta chiamateci. Due giorni di cibo, insomma. Tu ci stai? Ma voglia, sì. Andiamo a mangiare la pizza con loro. Loro sanno dove andare, mi sa. Sono preparati. Come risponde il pubblico alle vostre composizioni in diretta? Bene, in verità, più che altro è già capitato più di una volta di avere dei suggerimenti, e a volte, tipo, magari appunto mentre eravamo in fase di composizione di un pezzo della canzone, noi abbiamo anche lanciato la domanda del tipo: fateci sapere cosa ne pensate di quello che stiamo al momento proprio scrivendo. Anche perché quindi immagino non sia semplice. Cioè, alla fine la composizione, sì, è vero, c'è una parte anche appunto di artificio nel farla, però insomma comunque anche di fronte a una telecamera, di fronte, immagino non sia semplice essere infatti impegnati fatto, in questa cosa. Ho fatto ultimamente nelle ultime puntate, ho fatto un trick dove in pratica faccio partire la trasmissione live mentre loro non se ne accorgono. E perché, no, perché delle volte succede magari che siamo lì, no? Buttiamo giù qualche idea e iniziamo a comporre abbastanza velocemente, no? Però visto la musica quando ti viene, cioè non puoi stare a fermarti e dire ok, facciamo partire lo streaming e così. Quindi io ho detto, mi è venuta questa idea, ho fatto partire lo streaming senza dirgli niente, e poi dopo un po' mi fanno: no, ma lo streaming si fa partire? Sì, ma è già partito da un po'. Tutti voi molto contenti. Sì, no, vabbè, al massimo. Quindi senza censura proprio. Assolutamente, esatto. Cerchiamo ovviamente di contenerci con il linguaggio, ma per quanto riguarda le espressioni fra di noi non ci sono esclusioni di colpi. Cioè, molte delle volte in una band, anche questo è quello che ci piace far vedere, cioè il lato diciamo umano della situazione, dove se io e lui abbiamo una specie di diatriba su un riff oppure su una parte di una canzone che io vorrei fare in una maniera oppure in un'altra, proprio si vede live che noi ci prendiamo e ci diamo ovviamente le nostre motivazioni l'un l'altro, sì, proprio in maniera cioè, quindi Veraci dalla pizza fino a esatto. Cioè, fino proprio in fondo, sì, esatto, poi ovviamente totalmente a nudo con questa cosa, cioè dal cioè anche dalla semplice ispirazione che prendiamo da una band a, cioè per dire, c'è questa parte che fa in questo modo, come possiamo risolverla? Si potrebbe fare come fanno loro, per dire, no? E questo è una cosa che anche lì sembrerebbe un tabù, però la stiamo sfatando anche in questo modo, perché comunque dichiarare le proprie ispirazioni in modo così palese non è una cosa che farebbero tutti. No, assolutamente. Mm-hmm. Cioè non si tratta del proprio tipico copia e incolla, però generalmente quando sei in fase compositiva abbiamo una parte, cioè possiamo dividere la canzone magari in delle fasi, può essere una strofa, un ritornello oppure un passaggio, e lo dice: questo passaggio ce lo sentirei più preso l'ispirazione da questo gruppo, ad esempio, e quindi poi cosa che fanno tutti in realtà. Sì, esatto, sì, cioè, sì, sì. Viene detto in diretta, certo, su YouTube, però lo dicono, sì. Poi un'altra cosa molto bella che c'è nel live streaming è che non succede spesso, però quando succede è molto carino che qualcuno che sta seguendo live streaming magari ci dice, ci propone qualcosa e c'è una sorta di interazione tra il pubblico e noi, e è successo anche magari che scrivevamo un riff
e andavamo in una certa direzione, alcuni di noi non erano convinti e chiedevamo l'aiuto, cosa ne pensava direttamente il pubblico in, chi volesse in diretta, e sì, l'aiuto da casa, no, e effettivamente l'aiuto del pubblico, insomma, il pubblico è stato utile, ci dava, sì, ci non dice, è facile veramente, non è facile, no, vabbè, non mai, sì, però a volte diciamo ci teniamo il diritto di l'ultima parola, vorrei vedere, perché comunque scriviamo la musica non solo per noi ma anche per no, certo. Voi alla fine fate un prodotto che poi proponete a quelli che vi seguono, quindi alla fine è anche bello che ci sia pure dell'oro all'interno di questa cosa. Ma non avete un po' paura che qualcuno possa rubarvi qualcuna delle vostre idee? Io sono un po' paranoico, sono paranoico. Se ci copre qualcuno vuol dire insomma che si è ispirato no? Questa idea di fare live streaming a me era venuta in mente un sacco di tempo fa e mi sono fermato subito perché ho pensato porca miseria, se faccio live streaming però mi sgamano i pezzi, me li copiano subito, poi però mi sono reso conto che alla fine la diretta è comunque una testimonianza, quindi se te fai in qualche modo un plagio palese di qualcosa tu puoi testimoniarlo perché c'è una data di pubblicazione del video e quindi non succederà mai e come dice Andrea, cioè, se succede ci fanno pubblicità, ha placato la paranoia via questo elemento in più, esatto, e quindi niente, poi si va abbastanza spediti da questo. Beh, io direi allora a questo punto di sentirvi proprio, di vedere un po' il vostro video che ci avete portato. Sì, anche perché io sono curiosa, ci hanno parlato un po' di questa cosa, deve essere qualcosa di particolare, voglio proprio vederlo. Andiamo a vedere il video. Danny? Inside.
Io sto The bene. Four Season Mazarra, ecco. No, guardate, bellissimo, cioè io sono morta. Sì, comunque. Noi abbiamo riso molto, spero anche voi a casa. Avete notato tutte quelle piccole, le varie citazioni? Ci sono 30 citazioni da beccare tutte, eh. Il primo che le becca tutte ce lo scrive e vince qualcosa, non so adesso cosa. Adesso ce le raccontate, io qualcuna l'ho beccata, ci ho provato, però secondo me ce ne hanno 10.000 di più, quindi... Sono davvero tante, tra l'altro non... Cioè, di tutte le persone che l'hanno visto e ci hanno provato, anche quelli più appassionati serie TV non le hanno prese tutte. Tra l'altro... Ma anche perché sono veramente tantissime. Ma nemmeno noi abbiamo visto tutte quelle serie TV. Cioè, le abbiamo messe perché qualcuno di noi l'aveva vista, cioè, e allora l'ha infilata. Abbiamo lavorato la serie di tutte quelle che abbiamo visto, esatto. Mi sembra che si è passato 4-5 serate a fare un resoconto di tutte le serie TV, tutte le citazioni da inserire. Chiaramente quelle più o meno fattibili, per esempio la prima, insomma, è stata beccata subito, la Stranger Things, che cioè, si vede lucine, per quanto secondi, per due secondi, esatto. Chiaramente immaginate, per prepararla ci è voluto un pochino di più. Sì, anche sì, perché tutta la scritta con Mazarra, c'è l'alfabeto dove nel mezzo c'è scritto Mazarra e c'è altra parte alfabeto. E poi tra l'altro questo video è stato, diciamo, autoprodotto un po' in casa, anche il video, perché l'ho registrato io insieme a un altro ragazzo con cui ho un altro progetto e ci occupiamo appunto di sia fare musica che fare video, e quindi ci siamo potuti permettere, diciamo, il lusso di spenderci un bel po' di tempo per organizzare tutto, perché per organizzare tutte quelle citazioni è stato... No, me lo immagino. D'accordo, 30 persone, sì, no, quante? È stato un mese di lavoro, praticamente. Comunque anche a livello, al di là del lavoro intellettuale, cioè anche proprio a livello di resa, è strepitoso, un bel video. Bene, sì, sì, sì. Sono molto soddisfatto. Molto soddisfatto. L'ho montato io sono soddisfattissimo, quindi guarda, è uscito dal mio computer. Vabbè, è una cosa sicuramente nuova, cioè io non ho mai visto un video fatto così, quindi... Sicuramente. Adesso infatti vi interroghiamo un po', insomma, parlateci un po' di questo video di cui andate quindi tanto fieri. Partiamo dall'apertura, di come comparte il video, cioè con la frase iniziale. Parla la canzone, che è una cosa importantissima, è la base di tutto. Allora, la canzone parla di una cosa che sono ovviamente le serie TV, come la gente avrà visto, immaginato. Viste da più punti di vista. Sì, esatto. Ci sono vari punti di vista. E c'è una piccola differenza sostanziale che... tra il video e il testo, ok? Perché spesso, come succede... Cioè il testo non racconta la storia del ragazzo e pallone, esatto. È tutta un'altra cosa, il testo però è una legata, cosa molto, diciamo, più, è molto più introspettivo, e parla di questa persona che in pratica è talmente dentro le serie TV, perché è infognatissimo, diciamo, come si dice in zona, e niente, e in pratica è talmente infognato che è convinto di essere lui stesso il dio delle serie TV. E infatti quando verso la parte finale della canzone c'è quel monologo che praticamente è un monologo ripreso da Breaking Bad, ok? È che quello, diciamolo, qua, il famoso monologo di Walter White. Skyler, quando, dove quando si vede palesemente che lui sta perdendo la testa, esatto. E alla fine gli dice, se c'è qualcuno che bussa alla porta, e cioè pensi che se arrivi qualcuno e bussa alla porta e arriva e spara, può uccidermi, dice no, io sono quello che bussa. I am the one who knocks. I am the one who knocks, che noi abbiamo riscritto completamente, l'ho reinterpretato io, e alla fine lui dice I am the one who watch, perché lui dice io sono il dio delle serie TV, e se io smetto di guardare le serie TV sono talmente importante che potrei far crollare una piattaforma come Netflix, e dice proprio questo là, il testo, e dice te non renderti conto perché, cioè te non ti rendi conto perché se pensi che una persona si possa addormentare davanti alla televisione mentre guarda le serie, pensi che possa essere io, no, io sono quello che guarda. E poi lo dice Eisenberg. I'm the one who watches, esatto. E poi lo facciamo dire al nostro Eisenberg. Eisenberg, quindi è proprio... È una reinterpretazione. Perfetta. Pensata sicuramente tantissimo. Il video è un po' diverso, e dato che era molto complicato rappresentare questa cosa, abbiamo pensato di rappresentarlo con questo ragazzo che si sveglia la mattina, deve andare a fare questo esame all'università, e durante tutto questo dalla casa alla strada che fa per arrivare all'università all'esame stesso, lui trova tutta una serie di citazioni per la strada, durante il percorso, e
perché lui che è lui vede però è fondatissimo, cioè non è, in realtà abbiamo deciso se erano veri o no, non è mai sì, stato non, è, non sappiamo se sono delle cose reali o se lui se le immagina in un, nel mondo insomma. Comunque, abbiamo lasciato un po' questo dubbio. E comunque lui ovviamente alla fine sì, si vede un meglio, flashback. Almeno non si sa qual è la risposta, chissà cosa volevano dire. E niente, alla fine si vede un flashback dove c'è lui che si vede la notte prima che doveva studiare e che non ha studiato perché doveva vedere questa benedetta Four Season, quindi la quarta stagione di una serie era uscita ed era in ansia perché la doveva vedere. Binge watching. È stato tutta la notte a vederla e quindi stecca l'esame e alla fine si becca lo shame. Comunque avete trovato un attore identico a... Lui è forte. Una gran fortuna. Forte ed è molto simile. Cioè, infatti è una roba impressionante proprio. Sì. Guarda, a vederlo mentre erano a girare le scene loro, noi da fuori vedevamo Heisenberg e il ragazzo fa l'attore e ci prendeva un po' d'ansia a vedere. No, seriamente sì, sì, ma... E poi erano molto bravi tutti e due, anche gli attori, che sono amici, ma sono anche sono attori professionisti entrambi. E c'è stato veramente quel punto dell'esame, alcuni erano dentro, alcuni erano fuori, e proprio era. Dava tanta ansia quella parte. Sono stati Heisenberg bravi. Poi era credibilissimo. Era veramente agghiacciante. Cioè, era proprio, lui. Era lui proprio nella fase della sua storia di personaggio. Quando proprio. Sì, esatto. È partito. Sì, perfetto. E lui era proprio dentro a quel personaggio. Cioè, proprio c'era dei punti dove lui gli urlava al ragazzo e ci spaventava da come sentiva il giorno da fuori. E poi lui, quando per esercitarsi, faceva finta di scrivere tipo per l'esame. E gli si chiede, ma che stai scrivendo per, insomma, sul foglio? Sì, io sto scrivendo I am the one watch. Quindi c'era sto foglio lunghissimo così. Scrive I am the one watch, I am the one watch, I am the one watch. E noi eravamo lì. Questo ricorderebbe un po' un horror piuttosto famoso. Sì. Tipo Shining, esatto. No? Così, a questo punto, diciamo, che gli attori sono Cristiano Burgio che fa... Heisenberg e Antonio Lanza che fa Danny. Che è il protagonista della storia. Abbiamo messo Penny, veramente abbiamo cambiato sì, esatto, Penny non si poteva dire quindi, E poi vabbè ci siamo noi durante tutto il video che facciamo varie comparsate, ci sono loro due che fanno Gomorra, che pestano uno con la pistola, lui fa Ciro, abbiamo Ciro in carne ed ossa. Poi c'è Danny ovviamente. E io faccio Lost, però non posso dire il personaggio è la parte del vetro che c'ha la scritta sulla mano. Spoiler, e non si può dire il personaggio è perché è spoiler, quindi non vi dirò chi è. No, va bene, siamo ragazzi, molto rispettosi. Ci avete portato anche qualche foto, le vogliamo vedere velocemente? Volentieri. Andiamo a vedere le foto. Allora, questa è il primo, è la prima foto che abbiamo fatto durante il primo live streaming, che dovevamo mettere una thumbnail per il video di YouTube e quindi abbiamo fatto come sempre i seri. E... Molto sofisticato. Sì, sì. Insomma, e questa rete, però è l'impostazione del nostro live streaming, cioè che c'è in basso a destra dello schermo si vede proprio il computer e possiamo vedere appunto, la gente può vedere in diretta quello che noi facciamo, la produzione proprio del... Poi abbiamo una chat chiaramente. Insomma, sì, che non si vede, però c'è una chat anche dove la gente può interagire. Okay. Charmorelli. Allora, vabbè, questa è una foto durante un concerto al Cycle Club a Calenzano. RIP, pace all'anima sua, purtroppo. Purtroppo sì. Dove abbiamo suonato, abbiamo fatto il concerto in apertura ai Monuments, ai Vola, a Cadinge, è stato un concerto molto, molto bello. Molto importante anche per noi. E, con band, insomma, i Monuments che sono delle band. Per noi sono fonte di ispirazione. I Vola sono grandi fonte di ispirazione. Veramente importante. E praticamente per questo concerto abbiamo deciso di portare una cover dei Rage Against the Machine. Perché in realtà nel modern progressive metal, un po' il genere va un po' anche. Ci sono tanti gruppi che prendono alcuni pezzi, magari anche un po' più vecchi, però. Che hanno molto groove e li reinterpretano. Li riarrangiano, sì. Anche non mi ricordo che sono fatto i Modern Day Babylon o qualche altro gruppo. Avevano preso anche qualche pezzo. Comunque ci sta. Quindi noi abbiamo preso i Rage Against the Machine, che sono comunque tra i nostri mentori. Insomma, influenze un po' vecchie, old style. Esatto, diciamo, e abbiamo reinterpretato a livello, diciamo, del nostro genere. E lui giustamente doveva fare Tom Morello e quindi si è messo il cappellino e quello era durante l'assolo. Era bellissimo. Eh sì, Charmorello.
Ok. Ma dai. Ma questa cedo, questa cedo la parola a te. Questa perché, è tutta tua. Perché questa è tutta tua. Ma praticamente questo è il secondo pezzo dell'EP, non mi ricordo se è il terzo singolo. Il terzo singolo, allora, di Herald, che parla della storia di Silver Surfer, insomma un personaggio più o meno conosciuto, forse reso famoso dai quei film, dal secondo film su dei Fantastici 4, perché di dubbio gusto, nerd, però insomma. No, però, assolutamente. Famoso, ecco, esce che emerge in nerd. Sì, insomma, no, gusto. Metti, però la serie più famosa degli anni 90, insomma, c'è una testata di Silver Surfer che era estremamente nota, e hanno fatto anche un cartone animato, molto bello in realtà, dal quale io e Monsignore, sì, ci siamo ispirati a un pochino, mi ricordo, allora, l'idea era quella di parlare di un supereroe, di cercare però un supereroe che non fosse il classico, insomma, Iron Man, quelli che tutti trattano, un supereroe che per certi versi anche è estremamente più forte di tutti quelli di cui, insomma, che vanno di moda adesso, tipo gli Avengers, questi qui, e abbiamo ripreso la storia di la prima puntata, tra l'altro, di Silver Surfer. Della prima puntata di Silver Surfer, dove si vede, praticamente, la faccio, no, non vi sto a raccontare tutto, però per farvi capire il succo, insomma, importante. Silver Surfer all'inizio era una persona qualunque su un pianeta, che viene colpito però dalla guerra. Durante questa guerra si scontrano due fazioni, che è quella dove vive Silver Surfer, non ancora Silver Surfer, il suo nome originale è Norrin, del figlio, doveva insomma, essere il nome, il, doveva essere il nome dei pezzi, proprio ho deciso poi per The Herald, perché lui è l'araldo, insomma, di Galactus, che poi vi dico dopo che cos'è se non lo sapete. E praticamente scoppia questa guerra. Durante questa guerra però compare dal cielo un essere un po' misterioso, enorme, gigantesco, grande, insomma, quasi quanto un pianeta, che si rivela essere questo Galactus, e è una sorta di divinità, o divinità, non, in realtà non è né buona né cattiva, però per sopravvivere ha bisogno di mangiare i pianeti dell'universo. Piccino. Si sposta ai pianeti, li prosciuga, li distrugge e va avanti. Silver Surfer, anzi Norrin, quindi decide di sacrificarsi dicendo: guarda, lascia in pace il mio pianeta, ma io diventerò il tuo araldo e andrò nell'universo a cercare i pianeti per saziare la tua fame. Quindi c'è questa... Aspetta, perché la cosa importante è che lui fa questa cosa con il presupposto di portarlo a mangiare quei pianeti dove non ci sono forme di vita. E qui si ritorna al concetto originario, la pizza. Sempre, che si gira sempre, sempre il cibo del me. Ha sempre fame, quindi insomma è tipo noi, diciamo così. Okay. E quindi nulla, alla fine lui diventa l'araldo, e noi abbiamo nella canzone abbiamo reinterpretato un pochino questa storia qui, l'abbiamo raccontata dal nostro punto di vista. Ragazzi, se qualcuno vi vuole cercare i vostri pezzi, dove li può trovare? Ovunque praticamente. Sì, abbiamo... Siamo su Spotify, su Play Music, sì, l'EP è stato pubblicato, distribuito digitalmente. Ma Mazarra Band. Esatto, basta cercare Mazarra Verace su Spotify, su tutte Google le piattaforme, Music, sì. YouTube, qualsiasi piattaforma e può trovare. Quindi insomma, tutto. Se li volete ascoltare, se siete curiosi anche di rivedere il video bellissimo, stupendo, che ci hanno fatto, wow, divertentissimo. E anche gli altri. E ogni giovedì sera il live streaming. Ogni giovedì il loro live streaming sulla loro pagina YouTube, insomma, adesso sapete dove trovarli. Noi purtroppo ci dobbiamo salutare, quindi vi ringraziamo tantissimo. È stato davvero un piacere avervi qui con noi e speriamo di rivedervi presto. Grazie. Grazie a voi. Noi ci vediamo come al solito il prossimo giovedì, mentre loro fanno il live streaming. No, appena grazie. Dopo in realtà. Sì, sempre al canale 680 del digitale terrestre, qui con Metal Detector di Sotterra, l'Underground. Ciao. Ciao.